Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi, anche se non c'è, viaggio al centro di Bowser. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il primo episodio in cui un po' abbiamo giocato con Mario e un pochino abbiamo giocato con Bowser, veramente poco. Però in questo momento a quanto pare siamo stati inglobati al suo corpo. Smettila, mollami, basta. Non si tratta così, una signorina. Ah, che fai? No, non lì. Lasciami. Lasciami stare. T'ho detto di smetterla. Vi chiedo, come per la puntata scorsa, di scusarmi un po' per la mia voce, ma sono ancora in fase globin globin. Sono un globin, ma adesso sono venuto a darti qualche consiglio. Quando sei sopra un tubo come questo, puoi usare il tasto direzionale giù per infilarti dentro e boom, volerai in aria, oppure fium, sbucherai da un'altra parte. Ci sono tanti tipi di tubi. Quando trovi un tubo, prova a usare il tasto direzionale giù per vedere se succede qualcosa. Ciao ciao! Appunto, vi dicevo, mi chiedo scusa per la mia voce, sono ancora raffreddato, il naso si è un po' stappato, ma ho le labbra tutte secche e ogni movimento della bocca è una tortura medievale. Va bene, proviamo a entrare dentro il tubo. Pum! Ed è uscito un altro tubo. Ma che sorpresa. Di qua invece, pum! Ed è uscito un terzo tubo. Ti vengo a liberare io. Ah, che schifo. Grazie Mario. Ciao, sono un Goomba. Attento, c'è un nemico. Sono un Goomba cellulare. Ecco fatto. Se devi darmi qualche consiglio, ti prego di non farlo. Mario! Lo sapevo. Che palle sta gente! Mentre ti vedevo combattere, mi sono accorta di una cosa. I movimenti dell'avversario ti permettono di contrattaccare. Ma va? Vuoi che ti spieghi come si fa il contrattacco? No! Scusa, a volte mi dimentico che tu sei il grande Mario. Ma almeno lasciami spiegare che cos'è questo numero vicino al cuore. Ti prego, no. Lo so che cos'è. Indica la quantità di PV, cioè la tua resistenza fisica. Diminuisce ogni volta che subisci un attacco. Se i PV scendono a zero, perdi i sensi e non puoi più combattere. Quando hai pochi PV, scegli strumenti tra le opzioni sopra di te. Scegli un fungo tra gli altri strumenti e recupera PV. Attento. Colpito. Vai. E crepaci. Attacco. Ed è andata. Ah, mi stavo dimenticando. Puoi anche fuggire da una battaglia. Per farlo scegli fuga tra le opzioni sopra di te. Però mentre scappi perdi monete. Perciò cerca di non esagerare. Puoi prendere ripetutamente la A per fuggire più velocemente. Parapam pam 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 pao. E già con questo Mario è avanti di 3 numeri rispetto a Luigi. Forse anche di più se incontriamo qualche altro nemico. Grazie Mario, mi hai salvata. Hai visto Luigi? È corrotto. Eh già. Sembra che siamo finiti nel corpo di Bowser. Stava cercando di capire dove ero quando sono stata risucchiata. Quando sono stata catturata da quella terribile ameba. E tutto è catturato da Simple Kate. Dove sono gli altri? Non saprei proprio. Sono stata risucchiata di colpo e quando mi sono risvegliata ero qui. Credo che anche tutti gli altri siano da qualche parte dentro questo corpo. Però non so dove. È un bel dubbio. Il corpo di Bowser era un posto più pericoloso di quel che immaginavo. Potrebbe succedere di tutto da un momento all'altro. Bisogna trovare gli altri in fretta. Potrebbero essere in pericolo. Sì, hai ragione. Continuando da questa parte potremmo imbatterci in qualcuno. Let's go. Allora, avanziamo e andiamo a cercare gli altri. Sono un blocco salvataggio emoglobinoso. Sono il blocco salvataggio che sparisce dopo un po'. Vuoi salvare? No, in questo momento no, ti ringrazio. Ma credo che intenda cioè che sparisce dopo un po'. Vieni qua. Dicevo, sparisce dopo un po'. Credo che intenda che sparisce dopo il tutorial, diciamo, dopo il prologo.
Ovvero, se torniamo in questa zona più avanti nel gioco, non ci sarà più il blocco di salvataggio. Toh, cioè... che perdita, Dio mio. Non sia mai che non troviamo di nuovo l'emoglobinoso... Let's go! ...di salvataggio. E sì, lo so che... dovrei non avanzare troppo rispetto anche a Luigi quando lo... Aia! Quando lo prenderemo in squadra... Ma ascolta, siamo avanti 9 punti. Per carità, lo sapete, io sono... ve l'ho detto per tutto il tempo in cui abbiamo fatto le altre due serie, che preferisco rimanere con tutti i personaggi pressappoco allo stesso livello. Ma... a questo punto, in questo pezzo iniziale, conta relativamente poco, nel senso... stiamo parlando di... ad ora 12 punti con questo nemico. E per carità, 12 punti adesso sono comunque una differenza. Più avanti nel gioco sarà talmente minima che magari neanche ci facciamo caso. Sono un dolce melgobin. Posso ridarti energie se ti senti stanco? Vuoi energie fresche? Prego, vieni sotto di me. Plup. Tutti i PV sono stati ripristinati. Torna quando vuoi. Allora, va bene tutto, facciamo così, visto che tanto mi ricordo che è in questa zona che lo recuperiamo, Luigi. Questi li saltiamo e ci torniamo dopo con Gigi. Let's go. Troppo tardi, questo non l'abbiamo saltato, letteralmente. L'abbiamo saltato talmente male che non ho neanche fatto in tempo a colpirlo due volte. Dovrebbe morire adesso. Però, in teoria... avanti e indietro fra questi nemici, Mario potrebbe salire addirittura di un livello e... oh. Finché è pochi numeri non mi dispiace. Finché è un livello intero mi scogliona a me e tutto, perché sono un precisio su ste robe. Ehi, ti pare questo il momento di giocare? Oh. Aiuto! Ma dico... Mario, tiralo fuori da lì. Salta e afferralo per trascinarlo giù. Luigi! Luigi! Tutto a posto! Mario! Sì, lo so, lo so. Che brutta situazione, Luigi. Oh no, si sono risvegliati. Mario, salta e schiaccialo. L'abbiamo fatto fino adesso, Dora Stellina. Lo so come si attacca prima di una battaglia. Se salti sopra un mostro per iniziare una battaglia, gli infliggerai subito dei danni. E soprattutto, facevo questa cosa ancora prima che ti programmassero, Dora Stella. Fallo, vedrai che gli scontri saranno più facili. Che c'è? Che vuole questa? Oh. Quando combattete fianco a fianco sembrate davvero dei duri. Luigi, ascolta, ti ricordi come attaccare? Devi usare la B. Mario usa la A, Luigi usa la B. Non confonderti. Quanto farà di danno Gigi? Scopriamolo tra poco. Però intanto di contrattacco fa 2. 1 e 2. Ok, forse a livello statistiche non c'è tanta differenza. Lo scopriremo probabilmente tra pochissimo quando... dicevo, fermi un attimo. Ho capito come si muove questo nemico. Volete che ve lo spieghi? No, l'abbiamo già capito. Davvero? Va bene. Ah, mi sono dimenticata. Luigi, tu usi la B anche per la difesa. Attacco, contrattacco, strumenti, usi la B per tutto. Non confonderti. Ok. E attacco e contrattacco. Uccidi anche questo. Ecco fatto. Fosse difficile schivare questo nemico poi, Dora Stella. Ecco, Mario già sta per salire di livello. È stato facile. Ah, sai che novità. Uff, ma si può. Il corpo di Bowser è la tana di un sacco di mostri. Comunque, Luigi, hai visto la principessa Peach da qualche parte? È turbato. Nessuno sa dove sia. Non sarà facile trovarla. Caspita, mi stavo scordando. Ho preparato il menu stellare per aiutarvi nelle vostre imprese. Che cosa?
Nel menu stellare ci sono un sacco di informazioni molto utili. Volete che ve lo spieghi? No. Ma siete sicuri? Potrebbe servirvi e poi non ci metto molto. Allora, ti ho detto no. Ricevuta. Se avete perso dei PV nello scontro è meglio che vi li recuperiate con qualche strumento. Ah, poi potete controllare dove vi trovate premendo select. Volete che vi spieghi meglio? None. Ok, vi vedo convinti. Lasciate solo dire che potete controllare dove siete premendo select. L'hai appena detto! Bene, alla ricerca della principessa Peach. E che palle! Sempre la stessa storia, Luigi. Finiamo sempre in questi casini. A proposito del menu stellare, vediamo appunto le nostre informazioni. Non ci fa vedere Bowser intanto. Allora, 20 di attacco, 17 di difesa, 16 di attacco, 19 di difesa. Ok, è switchato, ma quel 10 di velocità però non si può vedere, Luigi. Spero che lo aumentiamo subito. Io aspetta, non mi ricordo. Allora, perché con Partners in Time ho studiato bene il giro della ruota. Cosa che su Superstar Saga non riuscivo mai a fare perché era sempre velocissima. In Partners in Time era un attimo più lenta. Qua io non mi ricordo, perché me lo ricordo che in Partners in Time ce la facevo più facilmente. In questo non mi ricordo se era ancora più lenta del rispetto a Partners in Time. Quindi magari ce la facciamo ancora più facile ad aumentare tutte le statistiche. Come ho detto, in Partners in Time io non conoscevo nessun modo per livellare fast. In questo ti posso dire che l'unico modo, come uno potrebbe, porca di quella, l'unico modo per livellare fast è andare nella zona finale. E tu potresti dire, grazie al cazzo, lo puoi fare in qualsiasi gioco. Vai nella zona del boss finale e livelli in quella zona. È vero, in questo titolo soprattutto. Però non mi ricordo se c'era un mezzo trucco funzionante anche nella versione europea per livellare, che non ho mai usato ovviamente. Però mi ricordo che c'erano dei video al tempo. Dovrei andare a controllare. Sono il blocco di salvataggio meloglobinoso. Sono un blocco di salvataggio che sparisce dopo un po'. Vuoi che salvare? No. Salverò a fine episodio. Sono scemo. Cercare di colpirlo, me lo sono preso sulla schiena. Devo attaccare prima. Devo schiacciare il tasto del contrattacco. Dio mio, oggi. Cos'è il raffreddore mi ha devastato il mio impianto di gioco? Santo cielo. Ho dei tempi di riflesso oggi terribili e siamo ancora inizio gioco. E Mario è salito di livello. Così finalmente vediamo a che velocità si muove la ruota. Ok, no, questa è un po' tanto veloce. Devi veramente studiarti i numeri qua. E in questo momento quello con i numeri più alti è proprio i baffi. Yes! Già, a inizio serie rendiamo i numeri alti. Così si bisogna fare, cacchio. Bravo Mario. Che poi ho puntato i baffi perché era l'unica statistica in cui c'era un 6. E credo che fosse voluta. Cioè, nel senso, chi sanno di mente, o meglio dire, quale bambino come prima statistica andrebbe a scegliere i baffi? Te lo dico io. Un bambino che legge tutte le istruzioni che ci sono scritte nel gioco. Per esempio che i baffi ti aumentano la possibilità dei colpi critici o che ti abbassano il prezzo delle cose al negozio. Ma sai, un bambino effettivamente prende e va, cioè gioca. Che, oh, detto sinceramente, è il modo più giusto per giocare questi giochi. Non per forza bisogna essere competitivi, non per forza bisogna essere precisi nelle cose. Crescendo puoi permetterti di fare queste cose molto più, diciamo, di testa. Da bambino io prediligevo veramente giocarmelo come veniva un gioco. Cioè non me la sentivo di giocare per forza perfetto, 100%, grandi successi. Certo che si è inglobato un sacco di fanfrusaglie. Magari c'è in giro qualcosa di utile. Guardate questa cassa. Non vi sembra molto resistente? No, aspetta, era... Mi sembra molto resistente, ho sbagliato. Vabbè, il concetto era quello. Allora, dobbiamo rompere quella cassa, Mario. Che a proposito di quella cassa... Eccolo, già il primo pezzo. Ho trovato un pezzo di puzzle.
il ripostiglio cellulare. Te ne mancano 9. Che cosa strana, ma è un tassello attacco. Bowser ha ingoiato davvero di tutto. Che cos'è un tassello attacco? Davvero non sai cos'è? Beh, il tassello attacco è un frammento di attacco speciale. Per usare un attacco speciale devi raccogliere 10 tasselli attacco da cui è formato. Dovrei spiegarvi cos'è un attacco speciale? Vabbè, ve lo spiegherò un'altra volta. Se qua c'è un tassello attacco, vuol dire che ci saranno altri nelle vicinanze. Cerchiamoli! Andiamo a cercarli! Cavolo, ai nostri tempi per ottenere un attacco speciale dovevamo impararlo da dei vecchiacci a forma di martello, oppure degli alieni che ci hanno insegnato a fare delle mosse, oppure dovevamo comprarli dentro un negozio insieme a noi bambini. È vero! I tempi cambiano, Luigi! Te ne mancano solo 8! Che bello che... Zona nuova, attacco nuovo, già messo qua in bella vista. Te ne mancano solo 7. Te ne mancano solo 6. Vabbè che oh, è la prima zona di Dante, ti fanno vedere per la prima volta un attacco speciale. Di conseguenza è normale che te li droppano tutti quei... tutti assieme. Perfetto, ce ne mancano solo 4. Te ne mancano solo 3. Che poi il primo attacco è sempre meraviglioso, sempre molto basilare. In realtà ti dirò che il gioco con l'attacco speciale già dal primo veramente figo è proprio Superstar Saga. Cioè tu vai con Luigi sulla testa di Mario, salti e fai una schiacciata in due, tchum, gli schiacci con le mani, oppure salti con Mario sopra Luigi e gli fai una trivella, qua dritta nel cervello al nemico. Cioè parliamone, rispetto a questo e rispetto a Partners in Time, che il primo attacco speciale è tuk 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 tuk, che lancia un guscio, che per carità è anche una tecnica abbastanza utile se la sai sfruttare, ma dai, Superstar Saga avevamo degli attacchi che... Bravi, avete trovato tutti i tasselli attacco. Adesso potrete usare un attacco speciale. Gli attacchi speciali sono mosse molto potenti da usare durante i combattimenti. Bisogna saperli sfruttare bene per vincerne con facilità. Hai ottenuto il guscio verde. Adesso potete usare il guscio verde. Schiacciate là per la dimostrazione. Ma guarda, nel menu puoi sempre vedere le dimostrazioni, oppure allenarti con gli attacchi speciali. Vuoi vedere una dimostrazione? No, grazie. Nel menu puoi sempre vedere le dimostrazioni degli attacchi speciali, ricordatelo. Incredibile. Oh, ma questi c'hanno gli elmetti. Proprio il momento giusto. Mario e Luigi, sconfiggeteli usando gli attacchi speciali. Oh, i pidocchi. Mario e Luigi, adesso potete usare un attacco speciale. Volete che vi spieghi come sono gli attacchi speciali? No? Ci pensiamo noi. Ah, beh, siete prudenti. Ma in teoria... No, aspetta, forse sono resistenti? No, e infatti... Lo immaginavo. Cioè, non volevo sfruttare i punti fratelli, ma già che ci siamo, ormai facciamolo. No, se cacchio... Colpa mia che ho... Pensavo andasse veloce come in Partners in Time. Sono andato proprio... sul sicuro. Ha un tempo stranissimo come attacco. Mamma mia. E io ormai mi sono abituato in Partners in Time che andava esponenziale di continuo il tempo. Invece qua è... Va veloce, piano, veloce. Non riesco ad andare a tempo, dovrò metterci la testa per questo attacco. Tanto adesso muore, ecco infatti. Potete sempre guardare una dimostrazione dell'attacco oppure fare l'allenamento. Basta scegliere dimostrazione nel menu stellare, perché non fate una prova più tardi? Va bene. Dai Gigi, ti manca poco per salire di livello, su. Se riusciamo ti aumentiamo già la velocità, così non resti dietro Mario per troppo tempo. Perché per tutti i giochi Luigi rimane sempre indietro con la tempistica della velocità. E per una volta è Mario a rompere le cose, non Luigi. Hai preso il martello.
Adesso che avete un martello puoi distruggere le cose. Premi l'icona d'azione con il martello R. Fammelo fare però. Hammer! Poi premi A per dare un colpo di martello. Tornerà certamente utile in migliaia di occasioni. Ed è vero. Forza, provalo. Luigi invece non lo può fare? No. O meglio, non ancora. Con questo risaliamo su probabilmente, quindi non sprechiamo neanche tempo. Che cos'è quella poi? Una pallina di grasso forse, boh? No, sembra più un ovetto. Ma che schifo sono quelli? Oh, i pidocchi. Che palle sta parte, che è tutto tutorial, dio mio. Mario, non puoi saltare sugli aculei di questi nemici, ti farai male. L'attacco in salto mi pare impraticabile. Fai così, usa il martello come hai fatto poco fa. Ti spiego come fa... No, volevo fare no. Quando sollevi il martello inizia a caricare il colpo. Più lo tieni sollevato più danni infliggi. Prova a tenerlo sollevato il martello fino all'ultimo momento. Prima di tutto scegli il martello tra le opzioni sopra di te. Ed è colpa mia qua. Ho schiacciato troppo presto. Ora! Come avete visto, per un buon attacco con il martello è importante caricare bene il colpo. Però se lo caricate troppo mancherete il colpo. Poi, come al solito, Mario preme la A, Luigi preme la B. Va bene. Che poi, rispetto agli altri titoli di Mario e Luigi, il martello di questo titolo... Mario, non puoi difenderti dall'attacco di questi nemici con il salto per colpa di quegli aculei. Devi difenderti con il martello. Ti spiego come si fa? Non stavolta, per favore. Vi vedo sicuri, però state attenti perché difendersi con il martello è difficile come con il salto. Proprio difficilissimo. Dicevo, in questo titolo è il più facile il martello da usare, perché appena hai il colpo giusto si illumina. È una frazione di secondo, è proprio un istante. Però almeno lo vedi quando stai per fare il colpo giusto e non perdere la punta. Luigi, se c'hai un 6 in velocità mi fai felice. Sì, però c'è un 5. Potrei rischiarla, eh. Yes, cacchio, l'abbiamo rischiata ma ce l'abbiamo fatta. Grande, già all'inizio serie. E adesso quanto siamo di statistiche? Controlliamo subito. Mario velocità 18, Luigi 16. Perfetto, quindi siamo... A meno che appunto non siano le statistiche ad aumentarci di tantissimo il distacco, adesso come adesso dovremmo essere più veloci di tutti i nemici presenti al momento. E voi avreste già potuto pensare, forse era meglio se puntavi ad attacco e difesa? E io vi dico, avete ragione, potevo farlo così da essere già molto più performanti contro i nemici fin dall'inizio. Ecco, è proprio una frazione di secondo l'illuminarsi del martello. Comunque dicevo che già abbiamo tolto una delle statistiche, tolto per il momento, una delle statistiche problematiche di Luigi, quindi sì, dalle prossime aumentiamo attacco, difesa e fortuna e i punti fratelli, punteggio che non avevamo più dai tempi di Superstar Saga. Che è una di quelle cose che ti devi preoccupare in più giustamente quando c'è, perché con Partners in Time quella problematica ce l'avevamo tolta perché gli strumenti si compravano e da quel punto di vista era molto più semplificato. Qua invece devi razionare i livelli e quale cose aumentare e di conseguenza devi essere comunque anche attento a che punteggi prendi e a che cosa dai quei punteggi. Quindi anche per quello che io... Aia, ma... No, aspetta. Ci siamo colpiti a vicenda perché è uscito due volte il numero 3.
Mi sa che ci... Oh, si era buggato perché lui mi ha colpito mentre io lo colpivo e quindi alla fine sono stato colpito solo io, ma nella schermata era apparso. Oppure effettivamente l'abbiamo preso, che palle. Che nel momento in cui io schiaccio la Mario ci mette un istante in più prima di colpire. Ecco fatto. Ah ok, pensavo saltasse di nuovo sullo schermo superiore. Ecco fatto. Oh, speravo di averlo ucciso. È un po' difficile a volte prendere il tempismo giusto, però già stiamo per salire al prossimo livello, quindi. Altro tizio con gli aculei? Sciroppi, va bene. Ah, finalmente siamo usciti da questo posto terribile. Ah, nel corpo di base ci sarebbe anche altre aree. Ad ogni cerchio corrisponde una zona diversa. Proviamo a esplorare. Ci possiamo muovere col pad, oppure possiamo toccare la nostra meta. Sarebbe meglio trovare il posto per prepararsi. Ci aspettano chissà quali pericoli. Andiamo qui. Vabbè, sì, non penso che ora possiamo andare da nessun'altra parte, effettivamente. Ma è Mario! Mario, Luigi! E vai, un Toad! Anche voi siete stati risucchiati da Bowser! Mi sento un po' più tranquillo, con voi qui non ho più paura! Tutto fratello! Eh? Dove sono gli altri? Tutti i Toad risucchiati da Bowser si sono riuniti qui! È una comunità! Abbiamo aperto dei negozi... Anche in un momento di crisi del genere si mettono a vendere le cose e a far pagare. Anche se non è che ci siano molti clienti. Ma va? Davvero? Però è sempre meglio che stare con le mani in mano. Alla fin fine aprire un negozio dà sempre le sue soddisfazioni. Potreste darci un sostegno comprando qualcosa. Io intanto vado a vedere se trovo in giro qualche oggetto che potrebbe tornare utile. Vado in perlustrazione. Santo cielo. Oh. Siamo quasi stati digeriti, Mario. Che schifo. Allora, questo è sicuramente il negozio informazioni. Ah, Mario, beh, ecco, devi sapere. Qua dovrebbe esserci il colto Toad aperto per spiegarti varie cose del corpo di Bowser. Però adesso è fuori a fare delle ricerche. Ah, manca da un po' e sono preoccupato. Chissà dove va, se va tutto bene. Wow! Salve Mario, salve Luigi. Lo dicevo l'altro giorno al mio amico che sicuramente anche voi eravate stati inghiottiti. L'altro giorno? Da quanto siamo qui? Siamo stati ingoiati da 10 minuti. Perciò ho raccolto in giro vari pezzi di equipaggiamento che potrebbero tornarvi utili. Che in realtà magari... Boh, magari nel processo di ingoio di Bowser e il momento in cui si rimpiccioliscono e scendono effettivamente nel corpo è passato un giorno almeno, due, boh, chi lo sa. Non sono proprio convenienti, ma dovete capire, con tutta la fatica che ho fatto per trovarli. Beh, almeno ce lo dice che costa un sacco sto stronzo. Ecco, questa è una cosa che mi piaceva un sacco di questo titolo. Non avevamo più solo la tessera e il vestito, ma abbiamo anche le calze, i guanti. C'erano vari pezzi di equipaggiamento, il che è veramente wow. E io, già per avere qualcosina... Ah, però ci abbassa la difesa. Ah, beh, aspetta, perché abbiamo solo la tuta adesso come strumento. È vero, dobbiamo salire di livello prima di poter comprare altre robe. Dobbiamo salire di livello per avere appunto i guanti e i calzini eventualmente. Quindi in questo momento comprare quei calzini sarebbe inutile. Allora, invece di qua dovrebbe esserci quello degli strumenti. Mario, Luigi, benvenuti. È stata davvero una disavventura essere risucchiati qua dentro. Ma dobbiamo darci da fare tutti insieme per trovare il modo di uscire. Nel frattempo, se avete bisogno di qualche strumento, sarò felice di vendervene qualcuno. Certo, perché aiutarci donandoceli qualche strumento? No, 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 facceli pagare. Qua invece c'è il tizio qua che ci dona il succo per ricaricarci. Anche voi siete stati risucchiati da Bowser. Mi sento più sicuro sapere che voi siete qui. Avete visto quegli strani esseri chiamati emoglobin? Ce ne sono di vari tipi. Ad esempio, quello delle mie spalle secerne un liquido simile a una bibita. Non appena lo si manda giù, il corpo si riempie di energia e riporta tutti i PV. Anche se il sapore è un po', come dire, particolare. Che schifo. Per 10 monete potete bere tutti e due, che ne dici? Zuppa condensata di emoglobin? Certo che no, è emoglobibita. Venite a gustarla. Ah ok, no, dopo il combattimento me l'hai ridati i punti azione, quindi per il momento no, grazie Toad. Quindi andiamo di qua? Ma qui è... Aspettate un attimo.
Ma che accidenti! Forse questo è! Ma certo, ecco che cos'è! Scusate per avervi fatto aspettare, ho trovato qualcosa di interessante più avanti. Faccio prima a mostrarvelo, venite con me fino in fondo. Let's go. Andiamo, Luigi! Va bene, andiamo a vedere che cosa ho trovato. Questo che cos'è? Ecco, ecco, guardate questa sporgenza, sembra collegata al fascio di nervi. Se lo stimoliamo succederà di sicuro qualcosa. Cacchio! Che cacchio è successo? Aia! Bastardi! Che male! Sembra che qualcuno mi si stia agitando nelle mie budella! E basta! Si è svegliato! Ehi, mi senti? C'è qualcuno? Dove sei? Chi va là? Fatti vedere! È inutile che ti guardi attorno, sono dentro il tuo corpo! Cosa? Dentro di me? Ma che cosa? Ma che diavolo sei? E cosa accidenti ci fai dentro di me? Non ti ricordi? Al castello di Peach! Al castello di Peach? Mario mi ha sconfitto, poi sono finito in una foresta. E poi... non mi ricordo! Davvero? Non ti ricordi? Ero nella foresta e c'era... uno strano tipo che mi ha dato uno strano fungo. Poi l'ho mangiato e... boh! Non capisco più niente. Cos'è successo? E soprattutto, cosa accidenti credi di far dentro di me? Penso che sia meglio non dirgli ancora che ci hai ingoiati. Ti spiego meglio un'altra volta. È una lunga storia. Ah, è una lunga storia. Allora lascia perdere. Però è strano. Mi sembra di averti già sentito la tua voce da qualche parte. Davvero? Vabbè, ma perché non mi dici prima dove ti trovi? Giusto. Dove sono finito? Che posto strano. È tutto violetto. È una grotta buia. Cosa ci faccio qui? Una grotta? Non capisco. Non si ricorda di averci ingoiati. Non sa perché si trova lì. Ma che è successo? Bella domanda. Ehi, lassù. Intanto mi pare una buona idea uscire da lì, non trovi? Non c'è certo bisogno che me lo dica. Ci arrivo da solo. Ci conviene stare qua e vedere cosa succede. Okay. Va bene. Oh, e finalmente possiamo usare il nostro caro Bowser e vedere anche le sue di statistiche finalmente. Abbiamo 12 di velocità, ma in teoria Bowser a livello di velocità è la statistica meno importante per due ragioni. Uno, Bowser sarà sempre comunque abbastanza lento, ma due, Bowser gioca da solo. Quindi a meno che non vogliamo essere più veloci dei nostri nemici, aumentare la velocità ci serve relativamente a poco. E per essere più veloci dei nostri nemici si intende attaccare per primi e basta. Niente più, niente meno. Dun dun. Ehi, aspetta! Che c'è? Mi sentite? Mario, Luigi? Vai! Mario, mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Adesso Bowser si muove con il pad, ma premendo A e B potete muovervi voi. Mario, prova a premere A e B per muoverti. Per far muovere di nuovo Bowser, basta premere X o Y. Lo schermo più luminoso segna dove si svolge l'azione. Forza, facciamo una prova. Prova a premere A e B. Così, ora muovetevi con il pad. Lo stiamo già facendo. E ora torniamo a Bowser. Dai, premi X o Y. Ehi, laggiù, smetti di borgottare. È ora di andare. Bene, muoviti. Toglimi quel pad. Ottimo, ora fermati. Ehi, ma la smetti? Ora è Bowser a muoversi con il pad. Quando volete muovervi voi, basta premere A e B, non è difficile. Per ora facciamoci dare un passaggio da Bowser per uscire da questa grotta. Vogliamo muoverci? Vediamo, perché mi ricordo che sotto una di queste rocce si nasconde un oggetto, ma che si farà vedere, o meglio, sarà più utile più avanti. Aspetta. Preso in pieno. Tan 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 tan. Ok,
Credo che in realtà l'oggetto lo dovremmo, esatto, tornare a prendere più avanti. Beh, mi sbarazzerò di questa roba con una fiammata. Ma cosa mi succede? Dove sono finite le mie stupende fiamme? Ehi, tu, laggiù, mi senti? Cosa? Che c'è? Cos'hai combinato? Qua non riesco più a sputare fuoco. Non so di cosa parli, non darmi colpe che non ho. Secondo te è un caso che da quando ti sei infilata nel mio corpo non riesco più a sputare fuoco? Vedi di fare qualcosa. Ma che ne so io? Pensi che io ci guadagni qualcosa se tu non soffi più fiamme? Ma sta zitta, vabbè, non posso continuare senza fiamme. E io non so cosa farci, non credo che poi sia una grande perdita. Intanto prova a guardarti intorno. Ciao ciao. Ehi, ehi. Non credi cavartela così. Se non dovessi più riuscire a sputare fiamme, non la passerai liscia. Vabbè, per ora prendiamo a pugni i sassi. E finalmente un blocco di salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.